Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Road to Guinness, la serie in cui cerchiamo di raggiungere il più alto numero di coppe possibili ma restando al livello 1. Anche se oggi in realtà cercheremo più di non impazzire, perché tra quello che vedremo in questo video e quello che è successo oggi al Games Week veramente sono fuori di testa, ragazzi. A proposito di Games Week, è stato veramente una figata, ragazzi. Domani probabilmente uscirà un video con tutte clip fatte a caso, con youtuber di qua, youtuber di là. Nulla, ragazzi, vedete poi il video di domani, perché già in questo video, signori, abbiamo da far vedere di tutto. Perché come vedete dal titolo, finalmente è successo. Finalmente ho trovato una cazzo di leggendaria dentro un cazzo di baule, senza che questo sia un baule leggendario, senza che questa leggendaria sia in uno shop o che cosa ne so. Infatti, come mostra chiaramente la screen che apparirà magicamente adesso, ho trovato il minatore nella crown chest di ieri. Quindi inutile dirlo, la prima cosa che facciamo lo aggiungiamo, signori, perché io non ho fatto neanche ancora una partita con questa carta. La provo adesso con voi per la prima volta. Allora, io lo aggiungerei per provare al posto del bombero gigante, perché lo vorrei usare come tank, anche se non è proprio un tank vero e proprio. Vediamo cosa riusciamo a fare. Guardate, comunque anche qua nel replay non ho ancora utilizzato assolutamente il minatore. Però signori, siamo dei livelli 1 con due leggendarie, cazzo, cioè qua veramente rischiamo di poter salire molto. Allora io direi di non perderci in chiacchiere. Apriamo giusto questo bauletto gratuito che è qui, che ci aspetta ma non ci dà mai niente, figurati. E partiamo subito con la prima partita, signori. Vediamo un attimino come va, eventualmente ne facciamo un'altra dopo. Allora siamo contro Judicat dei Single Tie, spero di averlo pronunciato bene. Allora parte subito col golem il signorino. Golem livello 3? What the fuck? Che cosa? Ma stiamo scherzando? Ma state scherzando, vero? No, state scherzando. Golem di livello 3, signori? Ma io sono un livello 1 contro un livello 8 che... No, ragazzi, qua io veramente la vedo troppo dura. Qua io veramente la vedo troppo dura. Allora, partiamo con minatore e il nostro carissimo boscaiolo. Vediamo un pochettino cosa succede. Ho messo prima il boscaiolo perché credo che sia meglio farlo morire per far mettere... Ah, hanno già distrutto la torre, signori. Mamma mia. Che figata, gente. Che figata. Anche il cavaliere lo facciamo fuori, per caso? Oh, direi proprio di sì. Mettiamo gli spiritelli di fuoco su sto minatore del belino. Ok, comunque anche lui c'ha la leggendaria, Anche lui, zitto zitto, stronzo stronzo, c'ha la leggendaria. E guardate quanti cazzo di hit mi fa pure. Maledetto. Allora, mettiamo il nostro estrattore. Stiamo tranquilli un attimo. Lui riparte con il mini pekka. Noi ci buttiamo il barilozzo, ok? E ci butterei anche il nostro carissimo boscaiolo, perché qua il mini pekka è troppo pericoloso. Ok, adesso facciamo andare sul boscaiolo. Dai, boscaiolo, vai alla torre. Parte il minatoroz, ok? Che si ferma puntualmente. Cioè, il boscaiolo si ferma puntualmente, ma vabbè. Ok. Direi a questo punto di piazzare la torre inferno sulla Valchiria, perché non abbiamo altro. Cioè la Valchiria di livello 5 è qualcosa di impossibile per noi. E niente, adesso aspettiamo che arrivi quella moschettiera. Ok. Nel frattempo piazziamo da dietro una streghetta. Ok. E in teoria dovremmo creare degli scheletrini che dovrebbero romperli non poco i maroni. Ok, perfetto. Allora, buttiamo di nuovo il nostro carissimo stronzone con barile goblin e con il minatore. Cioè, signori, qua buttiamo il mondo, veramente. Allora, vediamo un attimino. Furia, ok. Furia, dai, 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 cazzo, dai, cazzo. Ok, abbiamo fatto un bel po' di hit, ma non basta ancora qua. Ragazzi, quanto elisir che avevamo che non stavo spendendo. Allora, piazziamo roba, piazziamo roba. Mi ha messo la veleno lo stronzone. Qua mi shotta la torre sicuro, perché non può fare altrimenti, ci mancherebbe ancora. Vediamo se il boscaiolo riesce a far fuori entrambe le truppe, ma non credo. Non credo per niente, infatti. Mi riparte col golem, lo stronzone. Anche qua dobbiamo cercare di counterare a tutti i costi. Ok, vai minatore, vai minatore, vai minatore. Ok. Oh, quel mini pack è veramente pericoloso, ragazzi. Ok. Allora, qua sotto c'è il mondo, c'è il delirio. Allora, stiamo calmi, stiamo calmi. Buttiamo anche lassù
E i Goblin, dai Goblin, fate altri hit che sono importantissimi in questo momento della partita. Allora ripartiamo da destra con una strega, ok. E io direi di ripartire ancora col minatore, signori. Mamma mia come martelliamo, mamma mia come martelliamo, mamma mia come perdiamo tra un po'. Tra un po' veramente ci lasciavamo, ragazzi, il pacchetto, ok. Ok, ragazzi, abbiamo tristellato, mamma mia, prima partita con il minatore vinta. E puntualmente un altro baule d'argento. Ma che cazzo, mi serve un baule d'oro per fare l'opening chest? Mai una volta che mi esca, cazzo. Allora, stiamo calmi, credo di aver fatto comunque qualche errore, però... È una figata la combo minatore boscaiolo. È una figata, ragazzi. Soprattutto perché siamo dei livelli 1. Abbiamo battuto un livello 8 con il golem di livello 3. E qua veramente già è una cosa assurda. Siamo di nuovo contro un altro livello 8. Qua piazzerei l'estrattore. Parte con un mago di livello 4. Che con le carte che ho in mano al momento io countererei con il boscaiolo per forza. No, però adesso calmi perché ho buttato gli scheletrini. Quindi farei così, butto il minatore adesso che c'è, ok, benissimo, e adesso partiamo anche col boscaiolo, ok. Ok, adesso il minatore farà un po' da tank, giustamente, ok, e il boscaiolo va a fare gli hit, ok, va benissimo, va benissimo. Va bene, va bene, va bene, ce ne stiamo così, ragazzi, non ci lamentiamo, per carità, che va più che bene al momento. Allora, buttiamo la torre inferno per il drago, giustamente. Ok, cosa abbiamo qua? Abbiamo sto stronzone del prince che vuole fare il furbo, giustamente. Allora, vai principessa, sì, principessa. La chiamo sempre principessa, in realtà è una strega, ma dettagli. Vai strega, difendici. Ci difende con sto cazzo, ragazzi, perché il prince è veramente troppo forte per noi. E nulla, buttiamo il boscaiolo. Se riusciamo a ammazzare sto prince, magari mi fai anche un favore. Ok, niente, qui è il festival dell'elite, signore. Qua è il festival dell'elite. Buttiamo minatore e barile a sto punto. Proviamocela con sta combo, che si è rivelata appena appena una cazzata, signori. Perché qui ci lasciamo la torre. Cioè noi distruggiamo la torre di là, ma lui ci distrugge la nostra, sicuro come loro. Perché, tra l'altro, non mi piace neanche la principessa. Vabbè, sto straparlando. Non mi piace neanche la strega. Oh miseria, signori. Quanti cacchio di hit che mi sta facendo sto stronzo. Gente, non va bene sta cosa. Non va bene. Aiuto. No, 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 gente, non ci siamo. Non ci siamo per niente. Qua ci va il boscaiolo subito proprio. Dai, boscaiolo, difendimi. Fai di tutto e di più, ma difendimi, boscaiolo. No, ragazzi, qua è persa. Qua la perdiamo. Cacchio. Vabbè, gente, qua niente da dire. Non sono riuscito a difendermi bene da quel principe. Comunque, possiamo dire che nel complesso... Non mi posso lamentare, cioè signori, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto anche una sconfitta, come è giusto che sia, voglio dire, siamo sempre in live. E nulla, signori, adesso mi devo inventare qualcosa per migliorare questo deck in qualche modo. Forse potrei abbassare il costo medio mettendo il drago al posto della strega, però... Sinceramente non so. Vabbè ragazzi, io farò i miei test, ma per questo video direi che siamo giunti al termine. Io spero che vi sia piaciuto e ragazzi, veramente, io... Quando ho trovato il minatore ho avuto una soddisfazione incredibile, cioè finalmente una leggendaria trovata come si deve dopo non so quanto tempo. E allora, tra il primo e il secondo account, la sesta leggendaria che troviamo e finalmente, boom ragazzi, finalmente, lo dirò fino alla fine del video. Adesso ragazzi, scherzi a parte, io come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sotto ogni video e soprattutto vi ringrazio per la giornata incredibile che mi avete regalato oggi, perché è stato veramente fantastico. Quindi come al solito vi aspetto domani, sempre alle 5, sempre con un nuovo video. E ragazzi, ciao a tutti.